Oh, allora Tiziana, ti devo dire che qui a Palazzo Chigi oggi vivremo un brivido, cioè un vero ritorno alla normalità, un vertice di maggioranza in persona, In non su carne ed Zoom come si ossa, faceva diciamo. ai tempi pre-Covid, esatto, in carne ed ossa, varcheranno fisicamente quell'accesso Davide Faraone, Maria Elena Boschi, i vertici, di Italia Viva per un confronto con il Premier Conte. Avremo modo di raccontarle, ma sappiamo che sono tante le, fratture aperte in seno alla maggioranza da Italia Viva nel confronto con i 5 Stelle sulla regolarizzazione dei migranti, ma nel confronto anche con il Partito Democratico sul ruolo, dello Stato nelle imprese che, eventualmente potranno ricevere dei contributi di capitali economici per la ripartenza. Ma insomma, questo avverrà alle 3 e ovviamente ve lo racconterò. Oggi però a Chigi è, come prassi, giornata di riunioni e sulla fase 2 e sul decreto maggio. Ti dico intanto un affaccio anche qui sulla vera fase 2. È stato siglato proprio questa mattina tra Palazzo Chigi, Conte e la ministra Lamorgese e la CEI il protocollo per le messe che potranno ripartire il 18 e che, così come per le altre, diciamo, attività avranno, che riaprono, avranno delle, però, delle procedure, degli standard di sicurezza da rispettare. Come saranno dunque le messe? Innanzitutto ci saranno, lì dove possibile, una porta di accesso e una di uscita per le chiese, ci saranno dei volontari che controlleranno il rispetto della capienza massima, che non è stabilita a priori ma verrà stabilita dai parroci nel tentativo di rispettare il metro e mezzo di distanza tra i fedeli. Si dovrà indossare la mascherina, le acquasantiere saranno vuote, non ci si scambierà Il il segno di segno di pace, pace. La certo. comunione, quella sì, si potrà avere, però il parroco in quel momento dovrà indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Queste sono alcune delle regole che caratterizzeranno le messe, diciamo, del prossimo futuro. Su questo ti dico solo che il governo ha assicurato che analoghi protocolli si stanno predisponendo anche per gli altri culti. Allora, noi ci vediamo più